Ciao a tutti! Non c'è modo di sapere quando o dove possa essere scoperto il prossimo interessante manufatto antico. Potrebbe essercene uno in attesa di essere trovato proprio sotto i vostri piedi ora, o forse sotto il parcheggio più vicino, magari è dietro il divano o nascosto in una soffitta. Ovunque o quando appaia, speriamo sia intrigante quanto i manufatti che state per vedere in questo video. Iniziamo! Tavoletta di Newbury. Come accade per molti manufatti inspiegabili, l'autenticità della cosiddetta tavoletta di Newbury è dibattuta. Se dobbiamo credere alla storia dietro l'oggetto, è stata scoperta da due boscaioli mentre sgombravano terreno per un contadino nella città di Newbury, in Michigan, negli Stati Uniti, nel 1896. Durante il loro lavoro trovarono due figure di argilla e una tavoletta di argilla. Le figure erano anonime, ma la tavoletta intricatamente progettata presentava 140 caratteri incisi in un modello a griglia. I lavoratori e il proprietario terriero consultarono esperti sia dell'Università del Michigan che dello Smithsonian, ma nessuno riuscì a riconoscere i caratteri e quindi l'artefatto fu scartato come un falso. In tempi più recenti, gli esperti hanno notato somiglianze tra i caratteri e la lingua scritta degli antichi minoici. Una tale connessione dovrebbe essere impossibile perché i minoici vivevano sull'isola greca di Creta e scomparvero dalla storia circa 3100 anni fa. Ora è impossibile studiare la tavoletta di Newbury perché si è erosa e sgretolata gravemente da quando è stata scoperta. Ciò che ne resta è esposto al Museo Fort de Boade a Saint-Ignace, ma è in condizioni così povere che non è più possibile leggere nessuno dei caratteri. Intaglio della cattedrale. Una cattedrale spagnola del XVI secolo a Salamanca è diventata centro di speculazioni in tutto il mondo quando una fotografia è emersa e divenuta virale sui social media, rivelando quello che sembrava essere un astronauta moderno scolpito sulla sua facciata. Questo intrigante elemento di prova sembrava supportare il concetto di alieni antichi come popolarizzato da Erich von Däniken nel suo libro Carri degli Dèi. Tuttavia, la verità dietro l'intaglio non è affatto extraterrestre. La cattedrale nuova fu costruita tra il 1513 e il 1733, ma l'intaglio dell'astronauta non faceva parte del disegno originale. Durante un progetto di restauro nel 1992, l'artista Jerónimo García decise di aggiungere un tocco personale al lavoro creando sculture moderne, inclusa l'astronauta. Simboleggiava la pietra miliare del XX secolo del volo spaziale e dell'atterraggio sulla Luna, sfatando così l'idea che fosse una prova di incontri antichi con gli alieni. Sebbene l'idea della teoria degli antichi astronauti sia spesso intrattenuta, ha spiegazioni più plausibili, lasciando l'intaglio dell'astronauta come un prodotto creativo del XX secolo, o almeno fino a quando qualcuno non fornirà prove convincenti che fossero presenti migliaia di anni fa. Pietra di Beverly. Nel profondo del Kansas, negli Stati Uniti, un storico dilettante ha una teoria che potrebbe riscrivere i libri di storia. Egli sostiene che antichi adoratori del sole europei siano arrivati in Kansas intorno all'anno 500, più di 1000 anni prima del viaggio di Colombo. La prova è la misteriosa pietra di Beverly, scoperta in un campo della contea di Lincoln 80 anni fa. Lo storico ha tradotto la sua iscrizione di 16 simboli come gaelico-punico, un'antica lingua della penisola iberica, segnando la tomba di un compagno caduto. Questa rivelazione sfida la credenza che il viaggio di Colombo abbia segnato la prima scoperta europea del Nuovo Mondo, sebbene tale credenza sia già stata infranta dal fatto che i vichinghi lo avevano battuto di diversi secoli. Sebbene alcuni siano scettici a causa della sorprendentemente pristina condizione della pietra, essa è stata esposta nel museo Kyne House dal 1993, accendendo dibattiti accesi tra gli storici. Se la teoria del nostro storico dilettante si rivela vera, la nostra comprensione dell'esplorazione precoce avrebbe bisogno di un importante aggiornamento, posizionando gli antichi europei nel cuore del paese molto prima del viaggio epico di Colombo. Un mistero storico si svolge mentre la pietra di Beverly continua a perplessare e affascinare, lasciandoci a chiederci quali segreti tenga sul passato del Kansas. Stele a Sira. Esiste una misteriosa stele a Sira portatrice di una maledizione secolare. Nell'800 prima di Cristo, un autore sconosciuto incise gravi conseguenze su di essa per chiunque osasse scartare l'immagine del dio Salmanu da questo notevole manufatto.
Questa stele, risalente al regno del re Adad-nirari III, fu in seguito divisa in due metà. Una trovò il suo posto nel British Museum e l'altra fece la sua strada verso la casa d'aste di Bonham. Nel 2014 si diffuse la notizia che il British Museum aveva sorprendentemente scelto di non acquisire la seconda metà di questo raro pezzo, poiché non volevano riunirla e rischiare di attivare la maledizione. Scoperta in Siria nel 1879, la porzione del British Museum mostrava il capo del re eretto in basalto, simboleggiando il suo successo militare. Il frammento inferiore, atteso di fruttare una fortuna all'asta, fu ritirato tra sospetti del suo rimozione illegale dalla Siria. Unite la stele avrebbe raggiunto un'altezza di oltre 1,80 m, raffigurando il re Adad-nirari III, regnante tra l'800 e il 783 p.C., accanto a simboli sacri rappresentanti un potere siriano. Le iscrizioni cuneiformi chiedevano la protezione del sito sacro e maledicevano chiunque tentasse di spostare la stele. Sebbene un tempo simbolo del potere assiro, questo antico reperto si trova ora impigliato in una disputa moderna di provenienza. Prima di continuare, vorrei chiedervi di iscrivervi al canale. Non costa nulla. Insieme siamo più forti. Amuleto palindromo. Alla fine del 2014, gli archeologi che lavoravano nella città di Nea Paphos a Cipro hanno scoperto un piccolo amuleto. Trovare un amuleto non è nulla di eccezionale, ma l'iscrizione sull'amuleto ha eccitato molti nella comunità archeologica e alcuni di loro ne stanno ancora parlando e ne stanno dibattendo il significato fino ad oggi. Il testo è lungo 59 lettere e si legge allo stesso modo all'indietro come in avanti. A 1500 anni di età, ciò lo rende uno dei primi esempi noti di un palindromo. Tradotta, l'iscrizione dice: «La Wei è il portatore del nome segreto, il leone di re è sicuro nel suo santuario». Il rovescio dell'amuleto è decorato con piccole immagini, inclusa una di una mummia bendata, suggerendo che il creatore fosse familiare con la cultura e i riti funerari dell'antico Egitto. Lo scopo generale degli amuleti, al tempo in cui questo fu creato, era proteggere magicamente chi li indossava da danni o sfortune, il che significa che l'iscrizione è probabilmente un incantesimo o un mantra, anche se il significato dei dettagli precisi si è perso nel tempo. Statua di Aa. Ecco l'imponente dio del Pacifico Aa, ispiratrice scultura polinesiana che ha incantato poeti, artisti e popoli della Polinesia per secoli. Questa figura di legno nasconde un profondo segreto. È stata progettata per cullare il teschio e le ossa di un antenato venerato, portando i tesori al suo interno. Un reliquiario dell'isola di Rurutu, la figura presenta 30 piccole forme antropomorfe sparse sul suo corpo, simboleggianti la fertilità e il potere di creare vita. Divinità importante e sacra, Aa fu presentata ai missionari evangelici britannici nel 1821 come simbolo dell'adozione del cristianesimo da parte degli isolani. Tra i suoi ammiratori c'erano lo scultore famoso Henry Moore e Pablo Picasso, entrambi affascinati dal suo fascino. Una poesia scritta dal poeta William Empson ha immortalato la sua bellezza e ancora oggi continua a ispirare innumerevoli anime. Di recente, i ricercatori hanno svelato ulteriori misteri su Aa. Campioni della sua composizione in legno di sandalo hanno rivelato che risale al 1505, rendendolo ancora più antico e notevole di quanto si credesse in precedenza. La parte posteriore cava della scultura era destinata a contenere i resti preziosi di un antenato, avvolti in materiali sacri come stoffa di corteccia, piume e capelli. Quando fu aperta di recente, una piccola piuma rossa nascosta per due secoli è emersa dall'oscurità. Dado egiziano D20. Quando sei annoiato a casa e cerchi intrattenimento, potresti decidere di giocare a un gioco da tavolo. Quel gioco da tavolo probabilmente viene fornito con un dado. Ogni volta che lanci un dado, partecipi a una delle forme più antiche di intrattenimento conosciute all'umanità. Lo sappiamo grazie all'esistenza di antichi manufatti come questo dado egiziano D20. Questo dado elaboratamente intagliato e decorato risale al periodo tolemaico in Egitto, intorno a 2200 anni fa. Considerando il fatto che è estremamente vecchio e presumibilmente è stato molto utilizzato quando era nuovo, si trova in condizioni sorprendentemente buone. Forse ciò è dovuto al fatto che è fatto di serpentino. Purtroppo, probabilmente non sapremo mai a quale tipo di gioco era utilizzato,
ma i simboli sui lati sono lettere dell'alfabeto greco. Alcune di esse sono consumate, ma Epsilon, Theta ed Eta possono essere viste chiaramente. I dadi erano spesso usati nei rituali di divinazione nel mondo antico, il che potrebbe spiegare il suo scopo, ma forse gli egiziani avevano la loro versione di Dungeons and Dragons. Tema misterioso. Durante un progetto di scavo, un gruppo di lavoratori ha fatto una scoperta sorprendente. Il corpo di un uomo avvolto in tessuti di alta qualità, accompagnato dal suo ventaglio preferito. Si pensa che quest'uomo fosse un antenato della famiglia Wang, con stime che indicano la sua morte in un periodo compreso tra le rinomate dinastie Ming del 1368 al 1644 d.C. e Qing del 1644 al 1912 d.C. L'analisi dell'abbigliamento del defunto e dei materiali utilizzati per il suo sarcofago, calcare e legno di prim'ordine, ha portato gli esperti dell'amministrazione statale per il patrimonio culturale della Cina a dedurre che appartenesse alla nobiltà, o almeno provenisse da una famiglia benestante. Questa conclusione non deriva solo dalla qualità dei materiali, ma anche dal rispetto e dalla cura evidenziati nel modo in cui è stato sepolto. Il sito archeologico si trovava nel villaggio di Jiju, parte del comune di Jiangpan, nella contea di Anhui, situato nella provincia di Hunan, nel cuore della Cina. Questo ritrovamento non solo ha immediatamente paralizzato le attività di costruzione nell'area, ma potrebbe anche portare a una sospensione a tempo indeterminato dei lavori, a seconda delle future decisioni governative. In questo caso, le imprese coinvolte negli scavi riceverebbero un significativo risarcimento dal governo, una procedura standard in situazioni in cui si fanno importanti scoperte archeologiche. Il corpo, nonostante i secoli trascorsi dalla sua sepoltura, è stato trovato in condizioni notevolmente conservate. Questo fatto aggiunge un valore inestimabile allo studio e alla comprensione della storia e della cultura della regione, fornendo ai ricercatori una finestra unica sul passato. Finora non sono state divulgate informazioni sull'identificazione di possibili discendenti viventi dell'uomo, nonostante sia stato possibile determinare il suo cognome e la precisa ubicazione della sua tomba. La ricerca di discendenti e ulteriori indagini sull'individuo e il suo contesto storico sono probabilmente in corso, il che potrebbe rivelare di più sulla vita durante le dinastie Ming e Qing, così come sulle pratiche funerarie e sociali del tempo. Questa scoperta non solo evidenzia l'importanza della conservazione culturale e storica, ma serve anche come promemoria della ricchezza del passato della Cina e della continua rivelazione dei suoi segreti attraverso indagini archeologiche. Vogliamo sapere cosa ne pensate di questo misterioso argomento. Fatecelo sapere nei commenti. Pietre di Govan. Per la nostra prossima scoperta viaggiamo nella capitale Glasgow, sulla terraferma scozzese. Lì troverete la stupefacente vecchia chiesa di Govan e all'interno della chiesa le pietre di Govan. Queste rocce medievali scolpite sono considerate i più grandi tesori dell'età dei vichinghi in Scozia. In totale sono 31, tutte scolpite tra il IX e l'XI secolo. Il significato preciso dei disegni elaborati incisi sulla loro superficie è sconosciuto, ma si pensa che siano reliquie dell'antico regno di Strathclyde. Anche se le pietre sono riferite collettivamente, differiscono notevolmente in design e funzione. 5 di esse sono pietre Hogback, così chiamate perché sono modellate per assomigliare ai dorsi di cinghiali o di maiali selvatici. Una di esse è in realtà un sarcofago di pietra. La leggenda dice che le ossa del re Costantino fossero una volta contenute nel sarcofago, anche se non esistono prove concrete a sostegno di questa affermazione. Incredibilmente, uno studente di 14 anni ha localizzato tre pietre precedentemente non notate nell'area di Govan nel marzo del 2019 e gli esperti credono che potrebbero qualificarsi per diventare parte della stessa collezione. Carro giocattolo. Molti di noi hanno giocato con le macchinine da bambini. Anche i nostri genitori giocavano con le macchinine, così come i nostri nonni. Sarebbe un po' più strano scoprire che i bambini giocavano con le macchinine 5.000 anni fa, perché l'auto non era ancora stata inventata. Tuttavia, lo facevano. Questo minuscolo e ornato carro giocattolo, realizzato in terracotta, è stato trovato a Sogmatar in Turchia nel 2017. Basandosi sulla sua dimensione, è probabile che fosse inteso come un giocattolo per bambini e, come tale, è facilmente la macchinina giocattolo più antica mai trovata.
Potrebbe persino essere il giocattolo più antico di qualsiasi tipo mai scoperto. Questo onore apparteneva precedentemente a un sonaglio per bambini di 4.000 anni scoperto a Kültepe, in Kayseri, nel 2014, ma questo ha 1.000 anni in più. Avrebbe potuto rotolare su superfici piane senza problemi ed è stato molto probabilmente realizzato per il figlio di un aristocratico, un politico di alto rango o forse persino un monarca. Ritrovamenti come questo ci ricordano che i nostri antenati potrebbero essere stati più simili a noi di quanto spesso immaginiamo. Che sia ora, migliaia di anni fa o migliaia di anni nel futuro, i bambini avranno sempre bisogno di giocattoli con cui giocare. Statuette di Venere. Le rappresentazioni della forma femminile sono tra le forme d'arte più antiche e ripetute conosciute all'umanità. Gli esseri umani hanno tentato di replicare la bellezza femminile con pittura, argilla e pietra quasi da quando sono stati in grado di manipolare gli strumenti, e queste sculture da una miniera in Francia illustrano perfettamente questo punto. Le statue sono note come statuette di Venere e ne sono state trovate oltre 15 finora. La più recente di esse è venuta alla luce nel novembre 2014 e si ritiene sia stata scolpita circa 23.000 anni fa, durante l'era paleolitica. Come potete vedere da queste immagini, le statue si concentrano solo sul torso femminile. Non ci sono teste o volti e, in alcuni casi, non ci sono neanche arti. Ciò ha portato alcuni esperti a classificarle come totem di fertilità, ma potrebbe esserci un'altra spiegazione. Le donne dell'epoca non avrebbero avuto accesso agli specchi e quindi non avrebbero saputo come apparivano i loro stessi volti. È possibile che queste statue, per quanto possano essere rudimentali, siano esempi precoci di autoritratti realizzati in calcare. Reliquie del Michigan. Esaminiamo le reliquie del Michigan. Questi manufatti sono talvolta chiamati anche le frodi di Scotford, il che dice molto su come la comunità archeologica li consideri. Se prendiamo le affermazioni per buone, le reliquie sono state trovate durante il XIX secolo e dimostrano che c'era una volta un insediamento pieno di persone provenienti dal vicino o Medio Oriente che vivevano vicino al Michigan negli Stati Uniti negli anni precedenti all'arrivo di Cristoforo Colombo. Sappiamo che Colombo era ben lontano dall'essere la prima persona non nativa ad arrivare in America, ma questa affermazione sembra oltraggiosa. La persona che ha affermato di aver trovato gli oggetti era il proprio James O. Scotford del Michigan, che ha continuato a giurare che i suoi manufatti erano autentici anche quando era sul letto di morte. Alcuni mormoni di spicco hanno collegato i manufatti alla loro religione e dicono che servono come prova delle storie raccontate nel Libro di Mormon. Gli archeologi professionisti dicono che i presunti geroglifici stampati sui molti calici, vasi e altri oggetti sono insensati e portano tracce evidenti degli strumenti e dei materiali del XIX secolo usati per realizzarli. Per oggi è tutto. Qual è stato il vostro momento preferito? Commentate, mettete mi piace, condividete e iscrivetevi. A presto!